Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Suprefactavas Pharmaceuticals SRL, ultimo aggiornamento, 30 agosto 2022. Cos'è Suprefact? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Suprefact durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Suprefact? Suprefact è un farmaco a base del principio attivo buserelina acetato, appartenente alla categoria degli ormoni rilascianti gonadotropine e nello specifico analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine. È commercializzato in Italia dall'azienda Avas Pharmaceuticals SRL. Suprefact può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Suprefact 6,3 mg impianto a rilascio prolungato 1 siringa per. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Kepler Pharmaceuticals GmbH concessionario. Avas Pharmaceuticals SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. A principio attivo. Buserelina acetato gruppo terapeutico. Ormoni rilascianti gonadotropine forma farmaceutica. Impianto indicazioni carcinoma della prostata ormono dipendente in fase avanzata. In ogni caso non dopo orchiectomia bilaterale, non potendo buserelin provocare ulteriore riduzione di testosterone. Posologia il Suprefact 6,3 mg impianto a rilascio prolungato va somministrato per via sottocutanea a livello della parete addominale anteriore, alla dose di un impianto, costituito da due barrette cilindriche per complessivi 6,6 mg di buserelin acetato, ogni due mesi. Per l'iniezione sottocutanea dell'impianto, la siringa deve essere mantenuta orizzontale. È importante osservare la regolare cadenza bimestrale nella somministrazione di Suprefact 6,3 mg impianto a rilascio prolungato. L'intervallo di somministrazione può essere accorciato o prolungato di alcuni giorni. A giudizio del medico o a richiesta del paziente, prima dell'iniezione sottocutanea può essere utilizzato un anestetico locale. La durata del trattamento è stabilita dal medico. L'efficacia del trattamento può essere accertata misurando il livello sierico del testosterone, della fosfatasi acida e dell'antigene prostatico specifico, PSA. La testosteronemia aumenta all'inizio del trattamento per poi abbassarsi durante le successive due settimane. Dopo quattro settimane la testosteronemia si abbassa nel range da castrazione e rimane a questi livelli per tutta la durata del trattamento. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego a partire da circa 5 giorni prima dell'inizio del trattamento con il Suprefact 6,3 mg impianto a rilascio prolungato e per le successive 3-4 settimane, periodo entro il quale in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione durante la terapia con buserelin, l'efficacia degli antidiabetici può ridursi, vedere anche paragrafo 4, 8. Poiché il trattamento di deprivazione androgenica può prolungare l'intervallo QT, deve essere attentamente valutato l'uso concomitante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Suprefact durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Suprefact durante la gravidanza e l'allattamento? Non pertinente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alcuni effetti indesiderati, come ad esempio i capogiri, possono diminuire le capacità di reazione e di concentrazione del paziente e quindi costituire un rischio in tutte le situazioni in cui tali capacità siano indispensabili, come guidare veicoli e usare macchinari. Effetti indesiderati all'inizio il trattamento determina un transitorio aumento della testosteronemia che può indurre una temporanea attivazione del tumore con reazioni collaterali come dolore osseo o sua esacerbazione nei pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un eventuale sovradosaggio provoca astenia, mal di testa, nervosismo, vampate di calore, capogiri, nausea, dolori addominali, edemi agli arti inferiori, mastodinia. In caso di sovradosaggio la terapia è sintomatica. Proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica. Terapia endocrina. Codice ATC.
L02A e 01 Il guserelin è un analogo dell'ormone naturale gonadorelina, GNRH, dotato di potenza biologica molto aumentata. Dopo somministrazioni ripetute il guserelin inibisce la funzionalità, proprietà farmacocinetiche. Il guserelin è solubile in acqua. Somministrato per via sottocutanea, viene assorbito in maniera adeguata. Per via nasale, se somministrato correttamente, viene assorbito in quantità sufficiente a garantire elevati livelli, dati preclinici di sicurezza negli studi a lungo termine di farmacologia e di tossicologia condotti sul ratto, sul cane e sulla scimmia, non sono stati rilevati segni o sintomi tossici, né modificazioni istopatologiche. Lì, elenco degli eccipienti acidi poliglicolico e polilattico nel rapporto 25-75. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.